Hola chicos, sono Alison, sono qui per fare il Tattoo Collector's Tag. È stato inventato da Quickend, che è una ragazza che io stimo tantissimo, americana. E niente, se non conoscete Quickend, andate assolutamente a followarla, è fantastica. Risponderò alle domande che quindi lei ha creato. Le traduco mentre le leggo, quindi perdonate qualche titubanza, qualche esitazione, però dai, va bene uguale. Allora, la prima domanda è: ti consideri una collezionista di tatuaggi? Sì, alla grande. Io praticamente ho davvero una collezione di tatuaggi perché io scelgo degli artisti molto molto particolari. Io amo tantissimo ad esempio anche i flash tattoos che lasciano all'artista la libertà totale di potersi esprimere, di poter disegnare quello che vuole. Sono delle opere d'arte che stanno solamente aspettando una tela. E quindi sì, io mi considero una collezionista. I miei tatuaggi secondo me sono delle opere d'arte, quindi sì, io mi considero una collezionista. La domanda in inglese è: Do you have a specific tattoo that turned you into a tattoo collector? Cioè, hai un tattoo specifico che ti ha fatto diventare una collezionista di tatuaggi? Oppure, quando hai scoperto di essere una collezionista di tatuaggi? Sinceramente, non lo so. Io credo che già dal primo tatuaggio io lo sapevo che sarebbe andata a finire così, perché prima ancora dei tatuaggi ero piena di piercing, avevo aspettato proprio perché avevo paura di entrare in una dipendenza da tattoo. Incredibile. E infatti ci sono entrata, cazzo, è una droga. I tatuaggi sono una droga. Personalmente sì, ho dei tatuaggi che mi hanno fatto diventare una collezionista di tatuaggi, ma non so quali. Non so specificatamente quale sia il tatuaggio che ha dato la svolta alla mia vita e mi ha fatto dire sono una collezionista di tatuaggi. Forse è il primo che ho fatto sulla mia coscia, che io amo tantissimo e che non piace a nessuno, però piace solo a me e non me ne frega niente, deve piacere per quale tatuaggio hai viaggiato più lontano? Dove sei andata? Per me è molto facile perché io vivo a Brescia e quindi tutti i miei tatuaggi sono stati fatti a Brescia, il che non vuol dire che il tatuatore non abbia viaggiato. Il tatuatore più lontano dal quale mi sia mai fatta tatuare è un tatuatore di Venezia, quindi no, non è lontanissimo. Era Brescia per la Brescia Tattoo Fest e sono andata lì. Normalmente cerco quelli che si spostano quando vengono nella mia città, soprattutto adesso che sto a Milano, sto infatti pensando e ragionando perché fra poco c'è un evento e quasi quasi ne approfitto di un artista che viene da Napoli, quindi vedremo, vedremo perché non lo so. Dipende più che altro se ho i soldi, perché vivere da sola è abbastanza costoso, quindi anche tatuarsi è molto costoso perché i tatuatori che cerco io sono dei tatuatori che costano una cifra, quindi cioè, sono una bastarda. Oddio, qual è il tatuaggio più vicino per il quale io mi sia mai mossa? Mio Dio, questa storia fa troppo ridere. C'era un tatuatore praticamente sotto casa mia, cioè io vivo in un quartiere di Brescia e fai conto che a 500 metri, 1 chilometro massimo da casa mia, tanto che sono andata a piedi, avevo trovato un tatuatore. Questi tatuatori sono quelli che mi hanno fatto i due pezzi che ho dietro alle spalle e sì, sono dei tatuatori che abitano praticamente a 2 metri da casa mia, però però va bene, cioè, no problem. Quello era proprio sotto casa mia, fa troppo ridere. Poi c'è un artista che tu segui dal quale sogni di farti tatuare, più di uno. Ce ne sono davvero tantissimi, solo che la maggior parte di quelli che trovo tatuano all'estero. Italiani sì, ma non faccio il nome. Però sì. Ciao che uno, io do molta più importanza al tatuatore e alle sue opere che a quello che voglio io. Quindi io non vado mai da uno a dirgli devi fare questo così perché altrimenti no,
non voglio fare i nomi perché pensavo di andare da questa tipa fra poco, però non vorrei tirarmi addosso troppa sfiga perché può davvero darsi che io non ce la faccia con i cash, quindi vediamo, vediamo se è lei, ma non voglio dirlo perché fra qualche giorno viene a Milano, metti che ce la faccio a tatuarmi, metti che mi porto sfiga, non mi voglio portare sfiga, dai su. Poi nomina i tuoi due tatuaggi più lunghi, cioè il tempo di seduta. Il tempo di seduta più lungo in assoluto è quello che ho fatto di qui, sotto le costole, che va dal sottoseno in pratica all'inizio della chiappa. Di conseguenza saranno state 3 ore, 3 ore e mezza di tatuaggio. Poi il secondo credo che sia stato quello sulla mia gamba sinistra, cioè la donna con la testa di cane in mano, cane barra cane giocattolo, barra tutto, barra un riferimento alla Salomè, barra non lo so, comunque quella. Poi il tatuaggio che ci ha messo di più a guarire. Boh, io li faccio in bianco e nero, quindi vado sul sicuro dicendo sicuramente credo il culo, però non ne sono sicura sinceramente. Non ho mai avuto grandi problemi con i miei tatuaggi, sinceramente. Ce l'ho sempre fatta, i miei tatuaggi mi sono sempre guariti abbastanza velocemente. Certo, forse quelli a colori, quindi il culo e le tette, però più o meno siamo lì. Conosci un tatuatore che è diventato tuo amico dopo che ti ha tatuato? No, precisamente no, amico amico no, perché comunque amo avere un rapporto tra virgolette professionale. Però sì, qualcuno con cui magari mi trovo meglio rispetto a altri, sì. Però diciamo che appunto adesso non vivo neanche più a Brescia dove mi sono tatuata, quindi amen. Spesso e volentieri i tatuatori da cui sono andata erano molto molto più grandi di me, quindi personalmente no, amiconi no, c'è qualcuno con cui mi sono trovata meglio, c'è qualcuno con cui magari mi sento ogni tanto, ma non amici amici, conoscenti, conoscenti sì. Poi posti le foto dei tuoi tatuaggi o no? Aia, questa è una domanda davvero difficile. Sì, io posto le foto dei miei tatuaggi. Se voglio postare le foto dei miei tatuaggi, personalmente no. Però so che poi la gente me le chiede e quindi posto le foto dei tatuaggi, anche perché faccio il video dove dico che mi sono tatuata, quindi per forza di cose posto la foto del mio tatuaggio. Dire che amo postare le foto dei miei tatuaggi no, perché c'è questa bellissima idea in giro per il mondo che bisogna copiare il tatuaggio di un altro. Se mai dovessi scoprire una cosa del genere, vengo giù col Kalashnikov e ammazzo tutti. Non si fa, almeno a me non fatelo, se non volete vedere l'ira isterica mia, non fatelo. Quindi come reagisci quando qualcuno ti chiede di vedere il tuo tatuaggio? Bene, non mi interessa sinceramente, ovvio, se sono vestita con un determinato vestito che non rende visibile il tatuaggio, per favore non mi far spogliare per farti vedere il tatuaggio, appunto ci sono le foto, vai su Instagram, vai su Facebook. Però se sono in giro e una persona mi dice oddio, ho visto che hai qualcosa lì, posso vedere cos'è? E magari devo solo un secondo spostare la maglietta o solo un secondo alzare di quel minimo il pantaloncino, se è già un pantaloncino sì, non mi frega. Ovvio, se mi dici di spogliarmi davanti a te per farti vedere il tatuaggio, ti dico beh ascolta, cioè non è che mi posso spogliare in mezzo alla strada per farti vedere il tatuaggio, però in generale sì, reagisco bene, mi fa piacere che la gente diciamo noti queste opere d'arte, cioè almeno io ci ho speso una cifra di soldi, quindi mi fa piacere, sinceramente. Mi è già successo che mi fermassero per i miei tatuaggi. Qualcuno ha anche riconosciuto gli artisti. Quindi, quando sarà finita la tua collezione di tatuaggi?
quando mi sentirò totalmente piena, quando mi sentirò completa. La domanda è quando ti sentirai completa, Alison. Quello è un altro problema. Però non lo so, non lo so. La mia collezione sarà finita quando ne avrò voglia io, quando mi sentirò totalmente piena. Per adesso non credo di farmi mai nella mia vita le braccia, almeno non amo troppo le braccia tatuate, o almeno non sono una grande fan delle braccia tatuate. Poi io, piccola come sono, con il polso piccolo e le ossa piccole che ho, cosa mi voglio tatuare? Mi faccio una cosa e me la devo fare di 3 cm per 3 per farmela sul braccio, cioè. Quindi adesso vedo un secondo. Personalmente non lo so quando sarò piena. Le gambe mi piacciono tantissimo da tatuare. Dirti che le voglio riempire tutte non lo so. Non lo so, non ho la minima idea di cosa voglio fare col mio corpo. Lo vedremo. Però di certo così non mi fermo. Qualcos'altro lo farò. Niente. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Besos chicos!